quindi avevo creato già il corpo. Poi ho iniziato a toccarmi, ero molto commossa, e ho iniziato a schiacciare proprio per rendere largo. Quando poi ho tolto la mascherina e tutto quanto che dovevo fare la foto, ho detto: mamma mia, ma come mi sono fatta, no? Cioè, come mi sono descritta a occhi chiusi, piangendo anche. Una cosa simpatica è stata che appena è entrato il mio ragazzo, ho detto: oddio, chi è questa? E io ho detto: no, è il mio, cioè, come mi immagino io, occhi chiusi, no? E lui ha detto: ma proprio no. Un attimino, no, è come mi immagino io, e come subito, istantaneo, ho avuto una risposta di una persona che mi conosce dal vivo e poi mi ha visto in questa maniera. Ha detto proprio no. Ha detto: oddio, non sembri tu. Allora, a me sembra che ti, cioè le braccia poste così, no? O che sta mantenendo qualcosa, oppure è contro un muro, che sta frenando qualcosa che sta arrivando. Come se non volesse nessun contatto. O come se volesse passare inosservata, non farsi vedere. Attaccata al muro mi piace come definizione, è la prima sensazione che ho avuto anch'io. Ma quasi come quando i bambini si vogliono mimetizzare, no? Che non vogliono essere visti. Mento in alto. È un atteggiamento di orgoglio. Un mento in Guarda. alto è un atteggiamento orgoglioso, Più che altro sembra che cerchi di Inattenti. guardare lontano anche. Di orgoglio, nì. Però è più magari stare con la testa alta, no? Nel senso stare attenta, sempre così, allerta. Mi ha colpito i piedi, che mi sembra che anche i piedi siano ben radicati, come tutto il resto del corpo è radicato alla parete, i piedi sono ben radicati al pavimento. Io trovo un gran senso della disciplina in questa immagine, perché c'è un atteggiamento corporeo militaresco, sembrano i pantaloni militari quelli che indossi, non sembrano le tue gambe, sembrano dei pantaloni militari. E diciamo che in questo mi hai anche aiutato tu, si vede comunque perché quello è un linguaggio pressoché universale, simbolico. Ma dati i tuoi trascorsi con lo sport e con la passione di tuo padre, no? Che doveva diventare la tua passione, immagino che possa essere emersa anche una relazione particolare con il senso del dovere e della disciplina. Puoi Terribile, terribile, veramente. chiamare il tuo Sì. fidanzato un attimo? Confermerebbe il tutto in questo caso. Sì. Anche il fatto che hai nominato mio padre per me è l'esempio vitale. E sì, la disciplina, l'essere rigidi, che poi sono rigide in tante cose, proprio anche nel modo di fare. Lavorativamente molto spesso, nell'organizzazione, mania del controllo e tutto quanto, però poi veramente sono così frivola da tanti altri punti di vista, la più giocherellone e tutto quanto. Però la disciplina sì, è dettata sin da quando sono bambina, a prescindere dallo sport, a livello scolastico, a livello di tutto. Bene. Tu hai fatto anche l'autoritratto? Sì. Mi dà l'idea, è come la chiave del tuo vaso di Pandora. Sei disciplinata, sei ligia al lavoro, all'impegno, ma c'è una parte di te, dentro di te, che è molto, molto più hippie di quanto sembri. E poi il fatto di fare la bocca aperta, di mostrare i denti, no? Di mostrare qualcosa che sta dentro, o è una voglia di fare vedere, cioè che qualcuno si accorga di lei, no? Cioè, come dire, riuscite a vedere quello che c'è dentro di me. Io questo che. E poi sì, il fatto di essere ligio al dovere, vedi, ho fatto gli occhi, le sopracciglia, le ciglia, cioè i dettagli ci sono tutti, il neo. E ho fatto anche l'orecchino, non so se è un Sì, piercing, sì. che secondo me è proprio quello che mi fa, invece mi fa pensare a quel lato un po' pazzo, un po' fuori di testa che uno cerca sempre di nascondere, oppure per quello che abbiamo detto prima del fatto, no, di avere magari una famiglia, un compadre abbastanza dedito alle regole, magari questa voglia sua non espressa oppure espressa con questo orecchino, ma che magari voleva fare molto di più, che so, buttarsi col paracadute.
so fare qualcosa di più. Sì, è il lato della trasgressione.